Tenetevi pronti, bambini, perché sta per entrare in scena Zuni! Sì! Zuni! Jimmy, hai fame? Ti ho portato uno spuntino? Jimmy! Jimmy! Ipnosi infantile. E ora torniamo alla nuova puntata della serie Bella gente, vite infelici. Oh Blair, non so come darti questa notizia, ma la diagnosi è stata confermata. Mi è venuta la forza. Oh Blair, coraggio, fatti forza. Cosa sai? Adesso ci sono degli shampoo specifici. Ehi! Normie, cosa ti salta in mente? È il mio programma preferito. Sapessi quanto mi importa. E comunque adesso trasmettono lo spettacolo di Zuni. E io ti trasmetto una bella sculacciata se non mi restituisci il telecomando. No, guardate che la mia mamma ha detto alla tua che finché sarà vostro ospite tu devi trattarmi bene. Ok, l'hai voluto tu, piccolo maleducato. Clove, non fare del male a Normie. Cosa? Sì, mi detesta e ho tanta paura di lei, zitta cara. Ma guarda com'è spaventato. Vedi di cambiare atteggiamento, signorina, oppure sarò costretta a punirti, chiaro? A punirmi? Stai scherzando? Se qualcuno merita una punizione è lui. Ops, non doveva dirlo questo. Già, temo che sia spacciata. Ora, Clover, va a fare i compiti. No, li ho già fatti. Allora va in cucina a lavare i piatti. Già lavati? Allora fa il boccato. Lavato, asciugato e piegato. Proibiscile di uscire di casa. Proibirmi di uscire? Hai un bel coraggio. No, tu hai un bel coraggio. E vista la tua insistenza, adesso non posso far altro che metterti in castigo. Mamma! Ti proibisco di uscire di casa per 3 giorni consecutivi, tranne che per andare a scuola. E non mi farai cambiare idea. Tenetevi pronti. Non ci posso credere, sono in castigo. Che imbarazzo. L'ultima volta che è successo avevo 12 anni. No, Jimmy, non è il momento giusto. Non posso uscire di casa. Salve ragazze, è bello vederti. Ascolta Jerry, mia madre mi ha messo... In questi giorni sono scomparsi diversi bambini della città. Serve il vostro aiuto per andare in fondo a questa faccenda. Voglio sapere chi ne è responsabile. L'unico indizio disponibile è che sono tutti scomparsi mentre andava in onda una trasmissione pirata sulle frequenze di un canale televisivo dedicato ai bambini, che è del magnate dei media Louis Hightower. Ne ho sentito parlare. È uno a cui piace farsi notare e veder pubblicata la sua foto sulle riviste. Sarà il caso di andare a fargli visita. Credo abbiate già avuto modo di usare gli appesi e il profumo Regina dei Ghiacci. È un anello che cambia colore? Oh, fa molto retro! Questo è molto più di un anello, Alex. Prova a puntarlo in avanti e premi il pulsante. Ehi, ma sono io! No, è un ologramma e può essere di chiunque venga registrato dall'anello. Sta svanendo! Buona fortuna, ragazza. Signora Hightower, noi tre siamo della rivista Super Teen. Io mi chiamo Sam e loro sono Clover e Alex. È stato molto gentile a riceverci. Ci mancherebbe, ragazze. Ho sempre tempo per un'intervista. Metterete la mia foto in copertina, giusto? Oh, sì, sicuramente. A proposito della foto, se non le dispiace, si metta seduto alla scrivania, magari tenendo in mano dei documenti. Come se stesse lavorando. Così avrà un'aria vissuta, capisce? Un'aria vissuta? Sì, mi piace. Alex, ricordati di usare le speciali lenti interne. Oh, sì, certo. Chissà dove ho la testa. Le spiacerebbe sfogliare il fascicolo, signora Hightower? Le darà più naturalezza. Bene, direi che ora abbiamo abbastanza fotografie. Grazie infinite. È stato un piacere. E ora immagino che vogliate avere informazioni su Zuni World. Zuni cosa? Zuni World è lo stupido programma che guarda mio cugino. Cioè, volevo dire, lo stupendo programma.
E non solo suo cugino, tutti i bambini lo trovano fantastico. E tutti i bambini impazziscono per questo. L'elmetto Zuni è un prodotto che va a ruba. Le chiedo scusa, signore, ma non sono riuscita a fermarlo. Papà, avevi detto che oggi saremmo andati a pranzo assieme. Jason, non devi disturbarmi mentre sono nel bel mezzo di un'intervista. Vattene, se avrò tempo andremo a pranzo la prossima settimana. Ti chiamerà la mia segretaria. Rispetto a quel tizio, mia madre è un agnellino. Da, dopo avergli parlato, io sento il bisogno di farmi una doccia calda. Puoi provare all'autolavaggio, ma senza automobile. Avete visto in che modo si è rivolto al figlio? A proposito, dobbiamo accelerare i tempi della missione prima che mia mamma si accorga che sono uscita e che si arrabbia ancora di più. Però prima dobbiamo stampare le foto a raggi X che abbiamo fatto ai documenti di Hightower. Ho la sensazione che contengano delle informazioni importanti. Risulta dai documenti, il satellite del canale per bambini si trova su quest'isola. Forse lì scopriremo qualcosa sulla trasmissione pirata della quale parlava Jerry. Non ci potevano mettere anche una scala mobile. Accidenti, ragazze, questa non me l'aspettavo proprio. Ma chi lo dici? A me si è schiacciata un'unghia. Evidentemente hanno installato uno scudo protettivo invisibile intorno all'antenna, di sicuro per tenere alla larga i ficcanaso. E ora che facciamo? Scommetto che questa è la trasmissione pirata. Provo a rintracciare l'origine del segnale con il cipriacente. Che fine ha fatto lo scudo protettivo? Questa ti sembra sufficiente come risposta? Ma dove sei? Ti avevo ordinato di non uscire di casa, giusto? Non potevo far altro, avevo le prove del musical della scuola. Con un passo di danza. Quel che sento in sottofondo mi sembra più una festa che un musical. Comunque per te è il momento di uscire di scena. Ma adesso sono impegnata, stiamo provando la scena del combattimento. Rincasa immediatamente o resterai in castigo per tutta la vita. Accidenti, ma che razza di despota. Così impari a far arrabbiare di più mia madre. State là, buoni, indietro, indietro. Dove Per fortuna col cipriacello ho captato un campione del segnale pirata da mandare alla WHOOP per l'analisi. Forse è il caso di filare prima che quei pazzoidi con l'elmetto tornino alla carica. Il problema è che quasi quasi preferisco affrontare loro che mia madre. Psst, psst. Riesci a svignartela oppure no? Mi è sembrato di sentire delle voci. Non è che per caso eri al telefono, vero? Come facevo ad essere al telefono se me l'hai tolto? Io l'elmetto di Zuni, e tu invece non ce l'hai. Ti conviene chiudere quella boccaccia, potresti mangiare le mosche. Zuni! 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 Ho paura che dovrete risolvere il caso senza di me. Sono una prigioniera guardata a vista.
sì? Dimmi, Jerry. Buongiorno, spia. Abbiamo analizzato il campione che ci avete inviato e stranamente proviene dalla stessa isola su cui è installata l'antenna. Beh, allora sull'isola ci deve essere una stazione rice trasmittente sotterranea. Abbiamo captato una trasmissione pirata che sta andando in onda in questo momento. Ho l'impressione che abbiate altre indagini da svolgere su quell'isola. Ehi, ma quello è Normy! Normy, dove stai andando così di fretta? Per quanto mi faccia piacere che tenga la bocca chiusa, c'è qualcosa che non va. Io vengo con voi. E come farai, scusa? Hai trovato qualcosa? Ancora no. Peccato che non abbia messo un dispositivo di inseguimento sull'orecchio di Nomi. Continua a cercare, non può essere andato lontano. Eccolo! Normy è qui sotto insieme ad altri due bambini e indossano tutti gli elmetti Zune. Secondo me c'è puzza di bruciato. Altro che, gli elmetti ricevono un segnale che corrisponde a quello della trasmissione pirata. Si dirigono verso il molo. Alex, facci scendere a terra. Si comportano in modo strano, è come se Normy e gli altri bambini fossero stati ipnotizzati. Dobbiamo fermarli. Un momento, se li fermiamo adesso rischiamo di non scoprire chi si nasconde dietro a questa storia. Usando l'elicottero ci faremo notare, utilizzeremo gli appesi. Cosa sono? Sono i dispositivi della UP. Salvarsi per il rotto della cuffia, ma stavolta abbiamo esagerato. Beh, questa poi non me l'aspettavo. Ecco perché quelli che ci hanno aggredito vicino alla parabolica erano così bassi. Erano dei bambini. Sì, dei bambini con un'aria tutt'altro che amichevole. Benvenuti a Zuni World, un luogo dove comandano i bambini e dove comanderanno sempre. Zuni World è il nuovo mondo dei coraggiosi e io sono il vostro coraggioso leader. Ricordate, quelli che hanno più di 12 anni sono vostri nemici, quindi preparatevi all'imminente guerra contro gli adulti. Sì! Zuni World! Cosa? La guerra contro gli adulti? È un film di fantascienza. Dobbiamo raggiungere la parabolica e impedire che venga trasmesso il segnale. Zuni World! Zuni World! Zuni World! Avete visto? C'è anche Normy! Ehi, Normy, svegliati! Torna in te, avanti! Torna a essere la peste di sempre! Degli adulti, Zuni! Allarmi adulti! Allarmi adulti! Eliminateli! Ragazze, noi siamo in tre e loro in un migliaio. Comunque la si voglia vedere, la conclusione è solo una. Fuggire! Non sembra neanche male. Clover, volevo dirti che se ti ho punita è per il tuo bene. Un giorno mi ringrazierai. Hai ragione, mamma. È esattamente quello che mi merito. Grazie per questa punizione. Caspita, che cambiamento. Vengo più tardi a sentire come stai, tesoro. Ora voi adulti scoprirete la forza di noi bambini. Adulti? Ma che cosa dici? Noi siamo degli adolescenti. Proprio così, noi non siamo vostre nemiche. E adesso se voleste slegarci... No, neanche per sogno. La prima squadra che le farà esplodere mangerà tutte le caramelle che vorrà. Giuni! Esplodere, hai detto? Non so voi, ma io non sono tranquilla. Pronti, mirate, fuoco! Andiamo per affogare. Forse no.
sei geniale, sai? Oh, grazie, Clover. All'attacco! Tony! Caspita, questo sembra un frullatore con le gambe. Ehi, ma dove siamo qui? Chi sei tu? Spruzza il profumo regina dei ghiacci sugli elmetti. Vedrai che castigo ti darà tua madre quando io le dirò che sei uscita di casa. Normie è tornato come prima, anche se non è il caso di festeggiare. Ora dobbiamo bloccare la trasmissione satellitare prima che i bambini ci facciano a pezzi. Voi salite a vedere cosa potete fare. Io cerco il nascondiglio del misterioso Zuni. Che bello, un'altra arrampicata. Pensi di potermi sconfiggere, ma ti sbagli. Presto tu e le tue stupide amiche sarete eliminate. Vieni fuori, brutto codardo. Che fossi qui dentro, gli scarafaggi adorano il buio. Lasciami andare! E adesso via l'elmetto. Voglio vederti in faccia. Ma tu sei il figlio del signor Louis Hightower. E a te che ti importa? Ascolta, hai tutto il diritto di essere arrabbiato con tuo padre, Jason. Però non puoi prendertela con tutti gli adulti del mondo. Altro che se posso, posso e come. Molto presto le antenne in ogni angolo del globo mi permetteranno di trasmettere ovunque il segnale ipnotico. Chissà come resterà sorpreso mio padre quando scoprirà che Zuni World non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio mondo per bambini. Ragazzo, qualcuno deve insegnarti la disciplina. Adesso ti faccio vedere io che cos'è la vera disciplina. È giunto il momento di darsi una calmata. Liberami subito, altrimenti io... Tu cosa? Racconterai tutto a tuo padre? Non credo proprio. Uffa, era ora. L'alpinismo è uno sport che non fa per me. Complimenti, ancora uno splendido lavoro. Grazie, Jerry. Lo sa, penso proprio che lei debba scusarsi con qualcuno. Jason, scusami, mi sono comportato come uno sciocco. Voglio farmi perdonare. Che cosa ne dici di andare assieme a Luna Park? Controllo la mia agenda e ti faccio chiamare dalla mia segretaria, ok? Ne ha di cose da farsi perdonare. Sì, lo penso anch'io. Non temete, bambini. Fra pochissimo potrete tornare alle vostre famiglie. Voglio che mi porti subito a casa, Clover. Ho fame e devo raccontare tutto a tua madre. Mi daresti il tuo cipriacel? Il mio l'ho lasciato a casa. Cosa stai facendo? Cerco il campione di frequenza ipnotica che ha raccolto Sam. Sono sicura che è ancora nel database della vita. Adesso cancellerai dalla tua mente tutto quello che hai visto oggi. Per quanto ne sai, io sono rimasta chiusa in camera mia e non è tutto. Adesso. Bravo.
Brava, Clover. Sono contenta che tu abbia trascorso un'intera giornata senza disubbidirmi nemmeno una volta. Non è stato difficile, mamma. E per dimostrarti quanto sono soddisfatta, ho deciso di annullare la tua punizione, tesoro. Evviva! E c'è dell'altro. Ti permetto anche di portare tuo cugino Normy al parco a giocare. Che bella notizia. Ecco qui, ragazzi. Avete bisogno di qualcos'altro? No, grazie, Normy. Va bene così. Adesso puoi giocare. Grazie mille, Clover. Ti voglio bene. Non ne dubito. Scusa, ma fino a quando hai intenzione di lasciarlo così? Non per molto, soltanto fino a quando avrà 15 anni. Nel frattempo, non sarebbe possibile insegnargli a fare il massaggio ai piedi? Col nostro lavoro di spie ne avremmo un gran bisogno.